Ciao amici di Tech Today, questa volta davvero pensavo che mi avessero tirato il pacco, perché aspettavo un aspirapolvere e mi è arrivata questa scatola. Non so se potete apprezzarne le dimensioni, ma è poco più grossa di una scatola di scarpe. E invece c'era proprio l'aspirapolvere che aspettavo, il ProScenic P12, che grazie a una sua particolare caratteristica, insieme a tutti i suoi accessori, sta esattamente dentro questa piccolissima scatola. Andiamo insieme a vederne le caratteristiche. Ed eccoci qua con il P12, l'ultimo nato di ProScenic. ProScenic è un brand cinese che produce prodotti per la pulizia della casa. Noi abbiamo già testato diversi devices di ProScenic e ci siamo sempre trovati bene. Ci siamo sempre trovati bene perché il rapporto qualità-prezzo è sempre molto molto alto e anche nel caso appunto del P12 possiamo dire che questo rapporto è stato mantenuto a questi livelli. Vediamo qualche caratteristica tecnica che ci fa capire appunto l'importanza di questo prodotto. Abbiamo un serbatoio della polvere da 1.2 litri, quindi molto capiente, una potenza di aspirazione di 33 kPa che è in linea con le potenze di aspirapolvere molto molto anche più costosi di questo. Una rumorosità che si attesta intorno ai 68 decibel nel caso in cui lo utilizzate con la massima potenza di aspirazione, quindi anche la rumorosità si mantiene a un buon livello. L'autonomia si aggira fra gli 8 e i 60 minuti. Voi direte, come mai questa grossa differenza? Grossa differenza perché se lo utilizzerete con la potenza di aspirazione minima, appunto, potrete utilizzarlo per circa 60 minuti, mentre con la potenza di aspirazione massima, come tutti i prodotti di questo tipo, si abbassa tantissimo, arriva appunto intorno agli 8 minuti. Abbiamo poi un display LED dove potrete vedere la percentuale di batteria rimanente, la potenza di aspirazione che state utilizzando, cambiare la potenza di aspirazione tramite il tastino che trovate appunto sul nostro display e tutti gli eventuali errori che ci possono essere durante la pulizia appunto. Una spazzola antigroviglio, come del resto antigroviglio sono quasi tutte le spazzole appunto degli aspirapolvere di ultima generazione, ma questa ha una grossa particolarità. Qui di fronte alla spazzola abbiamo una serie di LED verdi. Allora, io quando ho visto questa caratteristica appunto dell'aspirapolvere ero un po' scettico. Devo dirvi che sicuramente fra un aspirapolvere che ha la luce LED nella frontale sulla spazzola e uno che non ha la luce LED c'è una vera e grossa differenza, perché durante la pulizia con la luce LED noi riusciamo a individuare tutti anche quei piccoli granelli di polvere che ad occhio nudo non riusciremo a vedere, anche nel caso di una buona illuminazione. Quando appunto ho visto che questo disponeva di questa luce verde, appunto ero un po' scettico perché non capivo che differenza ci possa essere fra un aspirapolvere che ha una luce LED bianca normale e una verde. E invece vi posso garantire che questa luce verde, a differenza della classica luce LED bianca, ci permette di vedere veramente qualsiasi tipo di polvere che c'è per terra. Nel mio caso, io vi faccio un esempio, ho il pavimento nero e un gatto nero.
Vi lascio immaginare la quantità di peli che non vedo, che comunque ci sono per terra, e grazie all'aspirazione di questa spazzola con luce verde, devo dire che durante le mie prove sono riuscito a toglierli veramente tutti. Quindi questa è sicuramente una caratteristica molto buona che fa propendere appunto dalla parte di questo Proscenic P12. Un'altra caratteristica sicuramente molto buona della spazzola del Proscenic P12 è che ha la possibilità di essere inclinata di 180 gradi lateralmente e di 90 gradi verticalmente. Adesso vedrete nel video che vi mando, ma vi posso anche far vedere, smontando appunto la parte della spazzola, che mentre voi utilizzate l'aspirapolvere potrete scendere da una parte e dall'altra lateralmente fino a circa 180 gradi, e questo vi permetterà di raggiungere tutte le zone, tutti gli anfratti un po' che ci sono nella vostra casa senza nessun tipo di problema, e anche questa flessione di 90 gradi verticalmente, che nonostante il tubo non sia un tubo flessibile, vi permette di pulire sotto i mobili, e questa è una cosa molto importante. Per quanto riguarda anche quell'altra caratteristica di cui vi parlavo, una caratteristica che ho trovato solo in questo aspirapolvere, che è quella del resto che ha permesso Proscenic di farci stare tutto in una scatola piccolissima, è che il tubo principale si può accorciare. Si accorcia e si allunga. Allora, vi dico la verità, io grosse utilità a questo tipo di feature, chiamiamola così, non ne ho trovate. Forse potrebbe essere utile in base all'altezza di chi deve utilizzare l'aspirapolvere. Quindi se una persona magari è più bassa può accorciare leggermente il tubo per essere un po' più comodo. Sicuramente va detto che nel caso in cui dobbiate utilizzarlo per aspirare sotto i mobili, magari accorciare il tubo può servire per non dovervi inclinare troppo nell'utilizzo appunto dell'aspirapolvere. Quindi diciamo che è una caratteristica che appunto io non avevo mai visto nei tubi per gli aspirapolvere, però visto che c'è, perché no, utilizziamola, ecco, si può utilizzare anche questa qua. Altre cose da dire sull'aspirapolvere sono che è completamente smontabile, come del resto tutti gli aspirapolveri. Scusate, mi è partito, è molto molto sensibile il tasto per far partire l'aspirapolvere. Come vi dicevo, è completamente smontabile, compreso la batteria. Molto semplice smontare la batteria, c'è un tastino open che vi permetterà appunto di toglierla, inserirla. Quindi avrete la possibilità eventualmente di comprare un'altra batteria da utilizzare nel caso in cui doveste pulire un appartamento molto grosso. Per quanto riguarda invece appunto la pulizia del nostro serbatoio della polvere, anche qui molto semplice, c'è un tasto che ci permette di aprirlo in questa maniera e far uscire la polvere direttamente nel cestino dove deve essere buttata. I filtri si trovano comunque all'interno di questa parte qua, che adesso vi farò vedere. E abbiamo anche un filtro qua dove c'è la fuoriuscita dell'aria, quindi doppio filtro. In confezione troveremo anche un filtro di ricambio da mettere in questa posizione. Allora, per smontare anche soltanto il serbatoio avrete un tasto qua all'interno della maniglia che vi permette facilmente di togliere il serbatoio, e il filtro di cui vi parlavo è questo qua. Di questi filtri ce ne sono due, quindi uno già montato e uno in confezione. Tutte queste parti sono naturalmente lavabili con acqua corrente. L'unica cosa che vi consigliamo e vi ricordiamo, molto semplice rimuoverle, è di far asciugare bene le parti che lavate con acqua. Quindi quando riutilizzerete poi l'aspirapolvere, mi raccomando che queste parti devono essere ben asciutte. In confezione cosa troviamo dunque? Troviamo il nostro aspirapolvere, come vi ho detto, un filtro aggiuntivo che adesso vi faccio vedere, che è questo qua, un filtro appunto di ricambio, e poi abbiamo tre accessori. Quindi come accessorio troviamo il blocco che serve per montare l'aspirapolvere a muro, quindi è una cosa che vi dico la verità, a me piace sempre molto nei prodotti, perché quando invece non c'è appunto il fissaggio a muro
non sappiamo mai dove riporre l'aspirapolvere una volta che abbiamo finito di pulire, e invece ce l'abbiamo, naturalmente con le fish e le viti che servono appunto per essere fissato al muro. Naturalmente fissato al muro e con possibilità di essere ricaricato direttamente dal suo stand. Altri due accessori che troviamo sono questa spazzolina che ci permette di pulire la tastiera del computer, il tavolo, le tende, il divano, tutti quei posti dove naturalmente la nostra spazzola motorizzata non può andare. Poi troviamo questo accessorio stretto che ci permette di pulire in tutte quelle zone dove appunto le spazzole un po' più grosse non possono arrivare, quindi che ne so, di fianco ai mobili, faccio un esempio, nella macchina dove c'è il cambio della macchina, sotto i sedili, ecco, diciamo che anche questo può essere utilizzato in macchina, ma questo è sicuramente per tutti quegli spazi raggiungibili dall'altra nostra spazzola oppure appunto dalla spazzola motorizzata. E una cosa che sicuramente non mi è piaciuta tantissimo è il fatto che nel nostro aspirapolvere non c'è una modalità automatica. Cosa vuol dire? Vuol dire che dovrete sempre impostare voi manualmente la potenza di aspirazione. Il mio consiglio è di utilizzare una potenza di aspirazione sempre che sia almeno 2 o 3 su scala 4, perché con la potenza di aspirazione 1 obiettivamente difficilmente potrete aspirare veramente bene il vostro pavimento. Ecco, questa cosa qua è un po' una mancanza che si fa sentire, perché avere una modalità automatica, quindi un sensore che rileva lo sporco da aspirare e di conseguenza regola automaticamente la potenza di aspirazione, sicuramente potrebbe essere utile per risparmiare un po' di batteria laddove sul pavimento non ci sia tanto sporco da togliere. Comunque anche questa è una mancanza che la valutiamo sempre in proporzione al prezzo che stiamo pagando all'aspirapolvere, quindi non possiamo pretendere obiettivamente di avere tutto. Manca anche eventualmente la spazzola anti-acaro, ma anche qua siamo sempre al solito discorso del prezzo. Se volete naturalmente avere un aspirapolvere che ha tutte queste features e magari anche più accessori, naturalmente dovrete salire con il budget. Perché vi dico questo? Perché Proscenic P12 costa di listino all'incirca 240-250 euro, quindi il prezzo è veramente molto molto buono, molto interessante. E a questo prezzo io vi posso dire che sicuramente vi consiglierei l'acquisto dell'aspirapolvere, perché comunque quello che più conta secondo me in un aspirapolvere è la potenza di aspirazione e appunto avere un LED che ci permetta di vedere bene la polvere che stiamo aspirando, e Proscenic P12 ha entrambe queste cose. Dobbiamo anche considerare che in occasione appunto del lancio adesso del nostro Proscenic P12 potrete trovarlo in offerta su Amazon a circa 199 euro, quindi con 40-50 euro di sconto diventa veramente molto molto appetibile, per non dire un best buy. Quindi in conclusione cosa dire di questo Proscenic P12? È un aspirapolvere sicuramente valido, un aspirapolvere che io sicuramente consiglio di valutare a chi deve acquistare appunto un prodotto di questo tipo. Il prezzo attualmente che potrete trovare è un prezzo veramente eccezionale, quindi perché no? Sì, il consiglio è quello di acquistarlo. Naturalmente poi potrete seguire sempre questa recensione ed eventualmente la descrizione, dove troverete offerte, sconti anche nel prossimo futuro, e se il video vi è piaciuto un like è sempre il benvenuto, iscrivetevi al nostro canale Tech Today. Ricordatevi anche che tutte le nostre promozioni le potrete trovare sul canale Telegram Sconti Today. Per oggi è tutto, quindi noi ci vediamo alla prossima recensione.